Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Come tutti sapete, anche perché ne state scrivendo da tempo, oggi il Consiglio dei Ministri, oltre a prendere in esame provvedimenti importanti, per esempio il riordino del sistema aeroportuale italiano, oppure abbiamo dichiarato lo stato di calamità per Rossano Calabro e i comuni coinvolti nell'alluvione del 12 agosto in Calabria, il Consiglio dei Ministri ha esaminato il capitolo Roma, sia ascoltando la relazione del Ministro Alfano, sia varando misure ad hoc per il Giubileo, in modo che questo evento possa svolgersi nel migliore dei modi. Do adesso la parola, prima di tutto, al Ministro Alfano, in modo che possa illustrarvi le conclusioni alle quali il Viminale è pervenuto in merito alle iniziative da assumere per stroncare quella che ormai viene chiamata mafia capitale. Prego, Ministro. Grazie. Non riassumo le premesse perché sono a voi note, cioè il lavoro della Commissione di accesso e il lavoro successivo sugli esiti della Commissione stessa da parte del Prefetto di Roma, che ha riunito il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, allargando la partecipazione anche agli uffici inquirenti romani, producendo una relazione sulla quale ho lavorato io, ha lavorato il mio staff, i cui esiti oggi ho portato in Consiglio dei Ministri. Vado direttamente alla parte di sostanza. Ho proposto, tenuto conto proprio degli elementi di valutazione emersi dalla relazione del Prefetto e da quella della Commissione, ho proposto lo scioglimento del decimo municipio di Roma Capitale al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, ha accettato la mia proposta, quindi abbiamo sciolto il decimo municipio di Roma Capitale. Ho informato il Consiglio dei Ministri di avere dato avvio a tutte le procedure per l'applicazione dell'articolo 143, esattamente il comma quinto dell'articolo 143 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che riguarda la possibilità di applicare nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti comunali determinate misure qualora ne ricorrano i presupposti, proprio con un decreto ministeriale di destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione, con contestuale avvio del procedimento disciplinare. Quindi ho dato avvio a tutta questa procedura. Inoltre ho informato il Consiglio dei Ministri che intendo incaricare il Prefetto di Roma, proprio nel quadro dei rapporti di leale collaborazione tra le istituzioni locali, tra gli enti locali e lo Stato, di assicurare il Prefetto di Roma proposte e indicazioni per pianificare insieme al Sindaco di Roma Capitale gli interventi di risanamento dei settori che sono risultati più compromessi dagli accertamenti ispettivi. Questi interventi dovranno riguardare in particolare, oltre ai tre dipartimenti che sono stati oggetto dell'attività della Commissione, dovranno riguardare anche atti e procedimenti che potranno essere ulteriormente implementati in relazione allo sviluppo in progress dell'attività di risanamento. Abbiamo individuato 8 ambiti sui quali chiederò al Prefetto di stabilire un piano con il Sindaco. Questi 8 ambiti sono riguardanti l'adozione di atti di indirizzo e di programmazione generale nei settori nei quali sono state riscontrate le maggiori criticità, ossia il verde pubblico e l'ambiente, l'emergenza abitativa, l'immigrazione, i campi nomadi, l'adozione o l'aggiornamento dei regolamenti di competenza dell'amministrazione comunale secondo i principi di imparzialità e buon andamento, specificamente riguardo l'affidamento dei lavori, dei servizi e forniture, la revoca in autotutela degli affidamenti disposti in assenza di regolari procedure concorsuali, la predisposizione o l'aggiornamento di un albo delle ditte fiduciarie per l'affidamento dei servizi e dei lavori in economia, il monitoraggio dell'effettiva operatività della centrale unica degli acquisti,
l'avvio delle procedure di annullamento delle determine dirigenziali, l'implementazione del sistema dei controlli interni, l'avvio dei procedimenti di verifica e revisione dei contratti, compresi quelli di servizio con l'AMA SPA, proprio per verificare le effettive condizioni e la sostenibilità, tenuto conto dell'evoluzione normativa, amministrativa e contabile di tali contratti. Bene, queste sono le risultanze del Consiglio dei Ministri. C'è una parte che, come ho detto in premessa, ha riguardato la competenza specifica deliberativa del Consiglio dei Ministri, ossia lo scioglimento del comune, del municipio, insomma del decimo municipio di Roma Capitale. Vi è una parte relativamente alla quale ho informato dei miei intendimenti il Consiglio dei Ministri, che ne ha preso atto positivamente, a cominciare dal Presidente del Consiglio dei Ministri.